Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Io ormai sono completamente immersa nell'atmosfera natalizia, c'è l'albero di Natale vicino a me, casa mia è tutta addobbata, io ho il maglione rosso tutto luccicoso che mi sono messa apposta per fare questo video di Natale. Insomma, io ormai sono completamente rapita da questa atmosfera e in questo video volevo parlarvi dei mercatini di Natale che sono molto affascinanti, molto caratteristici e soprattutto in questo periodo molte persone cominciano ad andare in giro a visitare appunto questi mercatini. Io ho fatto un video qualche giorno fa sul mercatino di Natale che mi piace di più nella mia città, che è il mercatino di San Nicola, e a questo proposito, vi rimando a quel video, quindi se volete vederlo, ve lo lascio magari nelle schede o in descrizione. Comunque, quello è un video dedicato al mercatino di San Nicola, che è un mercatino un po' particolare che si svolge nella mia città. Oggi invece volevo parlarvi dei mercatini di Natale che secondo me sono quelli più belli e più caratteristici e che possiamo andare a vedere in giro per l'Europa. Il primo, secondo me, caratteristico è quello di Bolzano. A Bolzano il mercatino inizia il 23 di novembre, quindi inizia molto presto, ed è un mercatino molto molto affascinante perché per le strade di Bolzano potremmo ascoltare melodie natalizie, profumo di dolce alla cannella, profumo di legno, di spezie, decorazioni, luci. Poi potremo trovare artigiani, i banchetti inoltre sono allestiti prestando la massima attenzione ai dettagli, quindi è davvero un mercatino molto molto caratteristico e vi consiglio di andare a vederlo se non l'avete mai visto. Il secondo mercatino del quale vi volevo parlare è quello di Trento. Anche lì è un mercatino veramente caratteristico, molto particolare, ci sono tutte queste decorazioni natalizie, ci sono gli stand di legno, c'è la musica di Natale, ci sono i profumi tipici del Natale, quindi dolci alla cannella, c'è il profumo di mandarino, insomma ci sono tutti quei profumi che secondo me per qualcuno di noi sono anche dei ricordi d'infanzia. C'è il vin brûlé, ci sono tante idee regalo e poi la cornice è veramente bella perché comunque Trento è una bellissima città, quindi anche questo è un mercatino da visitare. Se invece preferite un clima un pochino più mite, ma non volete comunque perdere l'atmosfera di Natale, vi consiglio allora il mercatino di Napoli. Lì ovviamente il clima è più mite, c'è il profumo di mare, c'è una cornice spettacolare perché Napoli è una bellissima città. E tra tutti i suoi mercatini, tutti i suoi stand, potremo sicuramente ammirare le bellezze della tradizione più grande che c'è a Napoli, ossia quella del presepe. Ci saranno molti stand dedicati al presepe, ci saranno le statuine classiche, ma anche delle statuine un pochino più ironiche, un pochino più folcloristiche, dedicate magari ai calciatori piuttosto che ad altri personaggi buffi, insomma. C'è veramente di tutto e poi anche lì tante idee regalo, musica, dolci, folklore, insomma è veramente un mercatino da vedere. Un altro mercatino veramente molto bello è quello di Strasburgo. Strasburgo è una città che è stata, diciamo, nominata la capitale del Natale e infatti devo dire che lì l'atmosfera si sente anche quando non siamo nel periodo natalizio. Io c'ero stata in vacanza ad agosto e anche in quel periodo i negozi vendevano già oggetti natalizi, quindi comunque è un'atmosfera presente direi tutto l'anno. Viene nominata la capitale del Natale perché nel 1570 c'è stato il primo mercatino di Natale d'Europa. Anche qui, tra tutti gli stand del mercatino di Natale, potremmo sentire i profumi più tipici di tutti i dolci, potremmo ammirare le bellezze degli oggetti natalizi, ci saranno artigiani, si potrà sentire la musica di Natale, ci saranno decorazioni natalizie e inoltre devo dire che la cornice del mercatino di Natale è veramente suggestiva e caratteristica perché le casette tipiche alsaziane sono veramente bellissime, già quelle sembrano formare un presepe e in questo splendore nella piazza della cattedrale quest'anno c'è una novità perché ci sarà il presepe vivente, quindi vi consiglio assolutamente se avete in programma un viaggio di andare a vedere il mercatino di Natale di Strasburgo.
Un altro mercatino bellissimo e molto tradizionale è quello di Monaco di Baviera. Anche qui ovviamente c'è una cornice molto bella, molto suggestiva, molto affascinante. Ci saranno anche qui musiche, dolci, vino, veramente di tutto, oggetti artigianali, idee regalo. È veramente anche questo un mercatino bellissimo. E inoltre ci sarà un albero di Natale alto 30 metri con ben 2500 candele accese, quindi veramente uno spettacolo secondo me unico nel suo genere. Un altro mercatino davvero molto bello è quello di Salisburgo, anche qui ci saranno delle atmosfere molto suggestive e affascinanti, potremmo camminare tra le bancarelle, vedere bellissime decorazioni natalizie, idee regalo, sentire il profumo dei dolci tipici del Natale. Vedere anche tutta questa bellissima cornice, inoltre ci saranno luci, artigiani, oggetti di qualità veramente elevata, perché il mercatino di Natale di Salisburgo vende degli oggetti che hanno veramente una qualità elevata. Quindi anche questo è un mercatino sicuramente da andare a visitare. L'ultimo mercatino del quale volevo parlarvi è quello di Tallinn. Questa città è famosa per il suo mercatino, è veramente molto bella, inoltre è una città vecchia davvero spettacolare, talmente bella che è stata dichiarata patrimonio dell'UNESCO e c'è una leggenda che dice che in questa città c'è stato il primo albero di Natale, quindi sembra che la tradizione dell'albero di Natale nella piazza principale della città provenga proprio da qui. E inoltre qui passeggiare appunto per la città vecchia con questa cornice medievale sarà veramente suggestivo e farsi rapire dall'atmosfera natalizia sarà facilissimo perché ovviamente la cornice è davvero molto caratteristica. Anche qui ovviamente ci saranno bancarelle, profumi di dolci, insomma, poi i mercatini di Natale, diciamoci la verità, sono tutti molto simili tra di loro per quella che è l'offerta dei prodotti che potremo trovare, perché tutti comunque hanno idee regalo, tutti hanno i classici dolci, tutti hanno le musiche di Natale, tutti hanno questa atmosfera un po' particolare. Quello che fa la differenza, secondo me, è l'organizzazione del mercatino, gli oggetti che possiamo trovare, la qualità degli oggetti e la cornice che avvolge il mercatino. Però, anche se tutti simili tra di loro, secondo me, ognuno di essi ha le sue caratteristiche e il suo fascino. Quindi, secondo me, sono veramente tutti da vedere, tutti molto belli. Ovviamente non si possono vedere tutti in una volta, quindi io adesso vi ho illustrato quelli che secondo me sono i più belli, i più affascinanti e quelli da cui partire magari per cominciare il viaggio tra i mercatini di Natale, che ovviamente può andare avanti negli anni e nel tempo e diventare, perché no, una tradizione magari da seguire con il proprio fidanzato, con la propria famiglia, con degli amici. Insomma, è veramente una tradizione secondo me molto carina, che in questo periodo dell'anno non può mancare. Io mi fermo con questo video, fatemi sapere nei commenti se avete visto dei mercatini di Natale, quali, se li ho citati, se non li ho citati, insomma fatemi sapere cosa ne pensate anche voi. Io vi mando un bacio, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di mettere un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima. Un bacio a tutti!